vediamo, ventenne, ripetiamo, ha iniziato il professionismo a 15 anni, così come avviene sovente nel Centro America, quindi non deve destare sorpresa questa circostanza. È la prima ripresa. Campionato del mondo, ripetiamo, dei Super Mosca, campionato junior sulla distanza delle 12 riprese. Polanco contro Kerchi, un pugile dotato di notevole potenza, il dominicano, ottimo scherminatore il nostro Franco Kerchi, ex campione d'Italia, ex campione d'Europa, come abbiamo ricordato, guardia destra. Fase di studio, i due soppesano vicendevolmente le rispettive capacità, ma è ancora presto per poter valutare i rispettivi valori. Destro d'incontro di Polanco mette in luce il suo potenziale, anche se dobbiamo dire che Kerchi era apparso sbilanciato, poi rivedremo nel replay, male sugli appoggi e probabilmente questo ha favorito la caduta. L'arbitro ha ritenuto opportuno procedere al conteggio. Comunque un biglietto da visita non trascurabile, quello che ha messo in luce subito il portoricano. Ancora in fase di anticipo, Polanco vibra il destro. Molto freddo, molto determinato, vedete? Aspetta l'opportunità per scaricare il suo destro, che come più volte abbiamo ricordato rappresenta una delle armi più importanti insieme al gancio sinistro da utilizzare contro un guardia destra. Kerchi cerca di sfruttare la sua velocità di esecuzione. Si conclude una prima ripresa dove praticamente è successo poco, a parte l'episodio che adesso Ventola, il regista, dovrebbe farci rivedere. E beh, il destro c'è stato in effetti, anche se appariva sbilanciato Kerchi, il destro c'è stato e questa mi pare che sia una ragione sufficiente per assegnare il round. Ecco, rivediamo, il destro indubbiamente c'è stato, anche se la caduta poi è stata anche determinata da un imperfetto appoggio da parte, ecco, vedete Kerchi con le gambe molto aperte, quasi paralleli i piedi, e quindi è la posizione peggiore quella per subire un colpo. Fuori i secondi. Non sembra comunque aver accusato, ma indubbiamente rappresenta un'arma molto pericolosa questo destro. Seconda ripresa. Anche perché noterete che Polanco ha delle braccia molto molto lunghe, vedete che si prepara addirittura il colpo. Prima del match abbiamo fatto quattro chiacchiere con il dominicano, il quale appariva molto fiducioso, dobbiamo dire, e desideroso soprattutto di risalire la corrente dopo la sconfitta subita per KO con Pical, che lo ha detronizzato dal titolo mondiale IBF. Giustamente Tanzi
invita Kerchi a girare sulla sua destra per evitare e attutire comunque l'effetto del destro avversario. Polanco è sicuramente un attendista rapidissimo, più rapido sicuramente di Polanco è Franco Kerchi, e questa circostanza è emersa chiaramente nel corso di quel brevissimo scambio che abbiamo visto qualche secondo fa. Si sono incrociati i colpi e il pugile di Porto Scuro è arrivato con un anticipo rispetto all'avversario. Ci vedete molto ragionato, nessuno prende rischi inutili. Adesso si avventura Kerchi in un attacco coronato parzialmente da successo, poi il destro però pericoloso e rappresenta un pericolo costante, un ammonimento. Dobbiamo dire che sinora il pugile domenicano è stato molto parsimonioso nel portare i colpi, nel esprimere il suo potenziale. Ancora non ha gettato la maschera, ma vedete che il destro rappresenta un'insidia costante per il nostro Kerchi. Tra l'altro adesso ha messo in luce Polanco anche un gancio sinistro assai insidioso, anche se ne ha fatto un uso molto molto parsimonioso sino a questo momento. Non ci sono stati neppure in questa seconda ripresa episodi particolari, ma ci sono stati alcune avvisaglie che probabilmente poi ci porteranno a conclusioni molto più concrete, molto più tangibili. Il destro di Polanco indubbiamente era un'arma che già aveva attestato il pugile domenicano, ma nel corso di questa seconda ripresa ha messo in luce anche un gancio sinistro, e quindi l'avversario di Kerchi può disporre di, perlomeno sino a questo momento, di due colpi che rappresentano un costante pericolo per Kerchi, che ha dimostrato di essere molto abile, molto veloce, molto agile, ma non sempre è riuscito poi ad evitare il destro dell'avversario. Ancora guardinga la tattica di Polanco, che sinora ha colpito quasi sistematicamente sugli attacchi avversari. Ora vediamo che accenna a prendere l'iniziativa, avanza a piccoli passi. Tenta Kerchi la strada del destro, che è riuscito a raggiungere il bersaglio ma con una efficacia relativa. Ancora il destro però di Polanco. Ancora tutto affidato alla rimessa il pugile domenicano,
aveva abbozzato in precedenza qualche tentativo offensivo, ma poi ha ripreso la sua tattica tendistica. Kirchi va a prendere qualche rischio attaccando in prima battuta e facendo giustamente affidamento sulla sua maggiore velocità di esecuzione. E quindi, secondo le previsioni, si sta delineando lo scontro classico tra il pugile veloce, ottimamente impostato tecnicamente, e il pugile invece dotato di potenza, che sta aspettando l'occasione opportuna per metterla sul tappeto. Si lascia sorprendere Kirkidan, 1-2, un destro sinistro. Poi anticipa Kirchi con il suo destro gancio. E si conclude anche la terza ripresa, una ripresa di sostanziale equilibrio. Anche perché Kirchi è riuscito in un paio, due, tre occasioni ad anticipare l'avversario e quindi a pareggiare quel paio di colpi che era stato costretto a subire. Lo vediamo abbastanza tranquillo all'angolo con il maestro Tanzi e il fratello Salvatore che guida la sua carriera. È un compito difficile per il nostro pugile, proprio per la pericolosità del dominicano, che sinora non si è dimostrato molto disponibile allo spettacolo, ad alimentare il combattimento. Fuori i secondi. Ma che evidentemente fa affidamento sul suo potenziale. Quarta ripresa, ricordiamo del combattimento per il mondiale junior dei Super Mosca tra Franco Kirchi e Cesar Polanco. Sospensione, il pugile deve presentarsi dopo la pausa completamente asciutto. In teoria bisognerebbe far uso soltanto di acqua, ma non di rado. Il volto dei pugili viene spalmato di vasellina, e questo per evitare che i colpi facciano un impatto più duro e quindi i colpi dell'avversario scivolino sulla vasellina che ricopre il volto. Sorpreso Kirchi dal destro, ancora doppiato il destro, sembra farsi più risoluta l'azione del dominicano. Kirchi è costretto ad arretrare, a muoversi molto. Poi accenna a qualche tentativo di rientro, un'azione plateale che non piace a Marti, all'arbitro svizzero e neppure al pubblico. Saettante il destro di Kirchi. Naturalmente un pugile della sua rapidità, della sua mobilità, non dispone di potenza.
quarantina di combattimenti per Franco Kerchi, come abbiamo ricordato, due sole sconfitte prima del limite con Charlie Magri, il pugile inglese che è stato anche campione del mondo. Ora è riuscito ad ammorbidire Kerchi il colpo dell'avversario, il destro dell'avversario, con uno spostamento sul tronco, a volte uno spostamento di 20 centimetri, riesce ad attutire di molto gli effetti del colpo. Ancora qualche azione rischiosa da parte di Kerchi e si conclude questa quarta ripresa che è finita nel segno del nostro pugile, ma dobbiamo dire che il finale a lui favorevole probabilmente gli ha consentito di pareggiare le sorti di questa ripresa, perché aveva subito un paio di colpi. Adesso dovremmo rivedere, ecco, vediamo un po', ecco, in questa fase si è visto come Kerchi, arretrando, spostandosi all'indietro con il tronco, abbia vanificato gli effetti del sinistro di Polanco. Fuori i secondi. Comunque vediamo che Franco Kerchi appare molto tranquillo, molto sicuro. Suona il gong, ancora rinviato all'angolo Polanco per farsi asciugare. È la quinta ripresa. Quinta ripresa del mondiale dei Super Mosca. Dobbiamo dire sinora non molto intenso questo combattimento, molto avaro di emozioni, possiamo dire. Ancora il destro d'incontro del pugile dominicano, che ricordiamo è stato campione del mondo della categoria, ma campione del mondo in assoluto, battendo Pical a Jakarta. Ancora il destro, arma piuttosto insidiosa dobbiamo dire. Kerchi gira sulla sua destra. Poi abbozza qualche uscita, ma viene centrato dal destro alla figura. Un pochino più attivo si fa il pugile dominicano nel corso di questa quinta ripresa. Un pugilato fatto di intenzioni più che di azioni. Poi è Kerchi che riesce ad anticipare colpendo con il destro e il sinistro. Pericolosissimo il gancio sinistro di Polanco, andato fortunatamente a vuoto. Saggio di abilità difensiva da parte del nostro pugile. Ancora nel segno del risparmio la tattica di Polanco, che tuttavia nel corso di questa ripresa dobbiamo dire è riuscito a portare per ben 3-4 volte il destro senza lasciare tracce evidenti, ma indubbiamente efficaci queste soluzioni agli effetti del punteggio. Per effetto del knockdown inflitto nel corso della prima ripresa e anche per un
margine di vantaggio abbastanza decifrabile ottenuto nel corso di questa quinta ripresa. Dobbiamo dire che il pugile domenicano appare leggermente in vantaggio. Kirk sta giocando le sue carte, deve affidarsi necessariamente alla velocità di prendere minori rischi, e da parte sua Polanco, fuori i secondi, disputa un combattimento, avete visto, molto prudente, sfruttando, cercando di sfruttare le opportunità. È un pugile che gioca prevalentemente di rimessa, quindi la prudenza dell'uno, la tattica guardinga dell'altro finiscono con lo stemperare un po' i contenuti del match di questo mondiale. Ed è difficile prevedere una svolta dal punto di vista tattico. Molto bella questa azione di rimessa a due mani del nostro pugile. Sempre il pugile domenicano che vedete tiene il centro del ring. Kirky in queste fasi che abbiamo visto è stato molto abile nel toccare e uscire, la sola tattica che posso ancora, tocca ed esce, sottraendosi così alla reazione del domenicano che è risultata perlomeno tardiva in quelle occasioni. Bello, molto bello il destro di Franco Kirky. Scambio violentissimo. Per la prima volta nel corso del combattimento abbiamo visto i due pugili affrontarsi. Poi incalza Polanco che cerca di tagliare la strada al nostro pugile, e lo vediamo per la prima volta, vediamo che con il sinistro lo spedisce a terra Kirky. Per la prima volta abbiamo visto Polanco molto impegnato. E dobbiamo dire che l'accettare questo scambio è stato fatale per il nostro pugile. Aveva ragione a utilizzare quella tattica molto guardinga del toccare, uscire, non alimentare la lotta, perché poi in occasione del primo scambio la potenza di Polanco ha avuto ragione. Andiamo a rivedere un po' l'episodio significativo. È un colpo, ma no, ma in precedenza, ecco, forse ecco qui, ecco il sinistro. Sinistro doppiato, ma soprattutto è stato il sinistro, il primo colpo che ha determinato il cedimento di Franco Kirky, che subisce così la terza sconfitta prima del limite. Si era battuto con molta abilità, ma indubbiamente sin dalle prime battute Polanco aveva manifestato la pericolosità dei suoi colpi, in particolare del destro. E al momento opportuno, quando ha capito che doveva stringere i tempi, ha posto fine, secondo anche la logica di un risultato, di una previsione. Polanco torna quindi in possesso di un titolo mondiale, sia pure junior, era stato campione del mondo dell'IBF, come abbiamo ricordato. Ma questa vittoria significa per lui riprendere quota, riportarsi nelle posizioni di vertice e quindi rimettersi in corsa
per il campionato mondiale assoluto. Ora vediamo che Marti convoca i pugili. Vittoria per KO alla sesta ripresa. Vediamo un po'. Si stanno raccogliendo i cartellini. Comunque il pugile domenicano era anche in vantaggio di punti. A 30 secondi dalla fine della sesta ripresa vince per KO tecnico Cesar Polanco. Quindi il verdetto ufficiale è 1 minuto e 30 della sesta ripresa, vittoria per KO tecnico di Cesar Polanco, che è il nuovo campione, è il nuovo, è il campione mondiale del Super Mosca versione da BBC. Una vittoria che servirà sicuramente a lanciarlo, a rilanciarlo ai vertici della categoria. Mi pare che con questo è tutto, quindi concludiamo il collegamento da Salerno. A voi tutti buonanotte. Okay.